Grazie direttore La Porta, volevo ringraziare anche il professore Assennato che mi ha voluto qui per questa presentazione. I contenuti però sono dovuti non solo a me, a Francesca De Maio, qua ci sono scritti tutti i colleghi che hanno fornito dati, informazioni, pensieri, insomma sostanza alla presentazione, e come vedete, diciamo, in quanto a quote rosa io mi trovo abbastanza ben messo. Allora, via nazionale, diamo qualche numero che dà un contesto. Allora, il primo decreto di compatibilità ambientale data nel lontano giugno 1989 e contiene 6 prescrizioni. Cosa sono le prescrizioni? Lo sappiamo tutti, no? Sono delle indicazioni prescrittive che poi, insomma, l'esecutore o il proponente cioè, deve in qualche modo ottemperare, e poi c'è anche la verifica da parte di altri soggetti dell'ottemperanza di queste prescrizioni. Ma andiamo a vedere invece lungo tutto il periodo della VIA, oramai è più di un quarto di secolo che abbiamo la VIA in Italia, dall'89 al 2013 abbiamo 649 decreti positivi, mi riferisco alla VIA nazionale, più di 22.000 prescrizioni, in media 35 prescrizioni a decreto. Quindi mentre, diciamo, il primo decreto aveva 6 prescrizioni, diceva beh, ragionevole, l'opera non è perfetta, adesso siamo andati in media a 35. Se spacchettiamo questi dati in due periodi grosso modo di uguali anni, dall'89 al 2000, a fronte di 244 decreti positivi abbiamo in media 24 prescrizioni al decreto. Questa media sale a 42 prescrizioni al decreto se spaziamo il periodo dal 2001 al 2013. Ora, una prescrizione è una cosa in genere abbastanza complicata, non solo, bisogna fare poi la verifica di ottemperanza, il che vuol dire che i soggetti che devono verificare, e tra questi, diciamo, ci sono anche ISPRA e il sistema delle agenzie regionali delle province autonome, devono mettere in piedi un procedimento per ogni verifica. Quindi voi capite che non siamo più nella fisiologia, siamo nella patologia. Perché in media 42 prescrizioni vuol dire che alcuni decreti di compatibilità hanno 50, 60 e anche 70 prescrizioni. È un sistema sicuramente che va in qualche modo rivisto proprio nell'ottica di un'economia amministrativa e anche di una virtuosità. Cioè, insomma, è chiaro che un'opera perfetta viene approvata senza prescrizioni. Un'opera, diciamo, che deve passare, si danno 5, 6, 10 prescrizioni, 70 prescrizioni vuol dire che il sistema a qualcosa che non funziona, e poi magari succedono anche incidenti diplomatici di cui il mio direttore è a conoscenza. Ma andiamo a vedere in tutto questo quello che concerne le prescrizioni sulla salute pubblica. Allora, dall'89 al 2013, su un totale di 10.000 rotte prescrizioni espresse dal MATM, perché poi quelle 20.000 rotte includevano quelle espresse dal Ministero dei Beni Culturali, quelle espresse dalle regioni, quelle espresse da eventuali altri soggetti deputati, 122. Andiamo a vedere queste 122 prescrizioni di cosa si tratta. Io me le sono lette e ho scoperto che la maggior parte hanno a che fare con la qualità dell'aria, delle acque, del rumore. Cioè, tutte cose che per carità sono connesse alla salute pubblica, ma non sono, diciamo, la salute pubblica. Di prescrizioni direttamente a che fare con la salute ci sono 4 prescrizioni relative a studi epidemiologici, 3 prescrizioni relative a studi di mortalità e morbilità e 2 prescrizioni relative ad analisi di rischio. Quindi questo è un po' il contesto. Ma andiamo a vedere il supporto di ISPRA alla Commissione Via VAS, che comincia nel 2008 e, sempre per fare un minimo di sintesi, dal 2008 al 2013, diciamo, la Commissione, o meglio il Ministero, ha emesso 188 decreti positivi, la media delle prescrizioni per decreto è cresciuta ancora, 49, vi ricordate che era 42 dal 2000 al 2013, se io vado in tempi più recenti queste prescrizioni crescono sempre di più. L'ISPRA in questo periodo ha fornito supporto per 131 vie nazionali, 83 di via ordinaria e 48 di via speciale. Per 91 di queste opere è stato richiesto anche il supporto per la componente salute pubblica. Questa informazione sarà già data dal direttore della Porta ieri, quindi non sto a soffermarmi, però insomma si dà una sintesi delle varie opere su cui noi siamo stati in qualche modo coinvolti. Quali sono le criticità che abbiamo notato negli esami fatti da noi? Intanto la salute pubblica è totalmente assente
nel 32% degli studi di impatto ambientale esaminati, cioè proprio non viene minimamente menzionata. I potenziali impatti, gli inquinanti e i loro effetti sulla salute sono in genere decontestualizzati, che vuol dire, tradotto in italiano, vuol dire che sul capitolo salute pubblica ci sono 500 pagine, effetti del CO, il CO è un gas inodore, incolore, insapore, che però fa tanto male alla salute, SO2, piripro, ma così, vabbè, questo si trova su Wikipedia, non c'è bisogno di scriverlo su uno studio di impatto ambientale, voglio dire, no? La caratterizzazione della popolazione, benissimo, ci sono le tavole demografiche nel 13% dei casi, tavole di mortalità e morbilità nel 23% dei casi, basta. Cioè, vabbè, che ci fai con questa roba? Niente, l'ho messa nello studio. Cioè, non è che ci si ragiona intorno, non è che si fa un ragionamento con riferimento quindi allo stato di salute e di benessere della popolazione e quindi all'eventuale poi impatto successivo dell'opera. No, si mettono le tabelle, cioè io ho raccolto i dati, ho fatto. Per il 34% delle opere i dati sono riferiti a più di 5 anni prima, cioè sull'aggiornamento dei dati c'è qualcosa da dire. La stima dell'esposizione è presente in solo 5 delle opere esaminate, ricordatevi che ne abbiamo esaminate 91. La stima dell'impatto sulla salute umana è presente in solo 2 delle opere esaminate. In nessuno studio è stato stimato il biaccumulo degli inquinanti nella catena alimentare di cui tanto si è parlato in questo interessantissimo convegno. In nessuno studio esaminato da ISPRA è previsto un piano di monitoraggio post-operam della salute della popolazione. Qual è la giustificazione più comune, diciamo, a questo discorso? Perché ovviamente noi facciamo il nostro mestiere, quindi scriviamo alla commissione che ci chiede consulenza, dice, manca questo, manca quello, manca... Poi ovviamente il proponente dice, ma cioè, le interferenze del progetto con l'ambiente e l'impatto previsto non hanno influenza sulla salute pubblica, per cui cioè, che bisogno c'è di andare ad analizzare? L'affermazione deriva o dal fatto che le emissioni del progetto e le concentrazioni ambientali rientrano nei limiti della normativa vigente, o molto spesso, anche se la situazione è già grave, gravemente compromessa, però che volete, l'impatto aggiuntivo è un'antichia, un microgrammo, quindi insomma non c'è bisogno. Ovviamente abbiamo visto che ambedue queste giustificazioni in realtà, diciamo, sono assolutamente discutibili e da riprendere in considerazione. Che cosa manca? Che cosa manca a livello nazionale? Se ne è parlato. Mancano soprattutto strumenti modellistici condivisi e approvati. I famosi standard regulatory models, basta andare sul sito dell'EPA e si hanno degli esempi magnifici, che consentono di fare una stima prognostica degli impatti sulla salute dovuti alla realizzazione del progetto in esame. Se ci fossero questi strumenti condivisi, migliorabili, però su cui tutta la comunità è d'accordo, beh, a questo punto si potrebbero tranquillamente fare delle stime. Questi sono i metri che allo stato attuale delle conoscenze sono quelli accettati, e si va avanti così. Attualmente negli studi di impatto si utilizzano modelli per la stima dell'impatto dell'opera sulla qualità dell'aria. Oramai è rarissimo trovare uno studio di impatto ambientale in cui non ci sia l'applicazione del modello. Ma siccome non esistono i regulatory models in Italia, ognuno usa il modello che più gli aggrada. Quindi il retropensiero qual è? Che tu non usi il modello più realistico, perché io devo usare un modello, siccome il progetto che sto valutando avverrà nel futuro, devo prevedere, devo usare il modello. Ma il retropensiero è che io uso il modello che è più favorevole per quanto riguarda le mie stime. E così non funziona. Quindi permane in Italia il problema della discrezionalità nell'applicazione dei modelli. Anche quelli atmosferici, figurarci quelli per quanto riguarda l'impatto sulla salute. Io mi ricordo che la prima cosa che tentai di fare quando andai in AMPA fu mettere su un'iniziativa per gli standard regulatory models per quanto concerne la qualità dell'aria. E non ci sono riuscito, mi dispiace. Era il 1989. VAS, chiusa la via, andiamo alla VAS. Qualche numero. Allora, la sottocommissione VAS comincia a lavorare in Italia nel 2007, ricordiamoci che la direttiva europea sulla VAS è del 2001. Dal 2007 al 2013 vengono processate dalla commissione via VAS 32 VAS nazionali. L'ISPRA dal 2008 viene richiesta di supportare, diciamo, la commissione VAS per 18 VAS nazionali.
Di solito ISPRA fornisce, diciamo, supporto sia per quanto riguarda la fase preliminare che diciamo, il rapporto ambientale. Di solito la passa a queste due fasi. In generale la componente salute nei rapporti preliminari proprio non viene assolutamente considerata. Queste sono le VAS nazionali prese in esame, non sto a darvi il dettaglio, però c'è di tutto, il settore energetico, c'è delle acque, pianificazione territoriale, eccetera. Andiamo a vedere quali sono le principali caratteristiche delle procedure di VAS in cui ISPRA è stata coinvolta. Allora, vabbè, l'ambito territoriale è molto ampio, in genere è nazionale o interregionale. Il livello di definizione e dettaglio dei contenuti è basso, ma non è basso perché dice, vabbè, un piano, no, è proprio basso in assoluto, nel senso che comunque si poteva fare di più. Bravo, carente. Spesso c'è un'assenza di localizzazione degli interventi, anche in quei piani in cui comunque dei corridoi, delle aree, eccetera, sarebbe stato possibile in qualche modo individuare. In molti casi le analisi e le valutazioni degli effetti del piano programma sull'ambiente sono qualitative e generiche, e naturalmente di conseguenza tutto questo si riflette anche sulla componente salute. Andiamo a vedere le principali casistiche incontrate nelle VAS nazionali esaminate, sempre con riferimento alla salute, no? Visto che di questo parliamo qui. Di solito l'analisi è qualitativa e si inserisce nell'ambito della caratterizzazione generale, diciamo, del contesto ambientale. Quindi non c'è una trattazione specifica della componente salute, si fa il solito discorso generico da Wikipedia, no? Quindi ci sono gli inquinanti che fanno male, che qui, che lì, eccetera, eccetera. Si rinvia molto spesso a dopo, cioè, beh, adesso il piano ancora è in una fase preliminare, però poi vedremo che quando ci saranno accordi di programma, bande, faremo analisi più dettagliate, quindi vi prometto che in seguito sarò più preciso. Il criterio è sempre l'assunzione del rispetto dei limiti normativi, questo è l'unico criterio. ISPRA in realtà sarà coinvolta anche nelle VAS regionali perché dal 2010 il Ministro dell'Ambiente ci chiede di dargli una mano in quanto lui viene come dire, interpellato come soggetto competente. Vado rapidamente, abbiamo esaminato 30 VAS regionali, anche qui c'è di tutto e di più. In realtà alla fine le carenze che noi abbiamo esaminato nelle VAS regionali sono analoghe a quelle delle VAS nazionali, quindi assenza di trattazione specifica, per quanto ecco in alcune VAS, gestione dei rifiuti, bonifiche e qualità dell'aria, la componente salute viene in qualche caso menzionato e trattato. Come al solito vengono presentati i dati disponibili, ma manca un'analisi integrata e contestualizzata di questi elementi, cioè si mettono le tabelle ma non ci si ragiona sopra. Quali sono quindi le criticità nelle VAS? Manca o è scarsa la caratterizzazione delle matrici ambientali che incidono direttamente o indirettamente sulla salute? Manca o è scarsa l'individuazione o la caratterizzazione dei potenziali rischi connessi con gli interventi previsti dal piano programma? Manca o è scarsa la stima degli effetti? E questa è la cosa più importante, che marca la differenza fra la VAS e la VIA. Manca l'individuazione degli obiettivi di prevenzione e riduzione di effetti negativi sulla componente salute. Questa è la criticità della VAS. Cioè, la VAS, in che cosa si... non è una via di un piano. La VAS nasce per rendere espliciti nel piano programma gli obiettivi di sostenibilità, inclusi gli obiettivi sull'ambiente e sulla salute. Cioè, quando io faccio una VAS, non devo solo parlare degli impatti negativi che il piano ha, ma soprattutto di come io vado a, come dire, soddisfare degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di salute del piano accanto agli obiettivi propri del piano. Se io faccio un piano dei trasporti regionale, accanto ai miei obiettivi di mobilità, devo dire che io per esempio diminuisco di tot gli incidenti mortali perché magari separo le piste ciclabili dalle strade, diminuisco di tot il rischio da incremento atmosferico perché faccio sì che il trasporto su ferro diminuisca le emissioni e così via. Questa cosa in Italia è completamente trascurata, quindi si perde l'essenza della VAS. Perché? Perché nel nostro paese manca un quadro chiaro e condiviso di obiettivi di sostenibilità, in particolare su ambiente e salute, il cui perseguimento sia misurabile con indicatori che facciano riferimento a un piano strategico nazionale coerente con gli obiettivi internazionali, che poi venga declinato a livello regionale. Allora, io in Italia devo ridurre i gas serra di tot, benissimo, allora quanto alle regioni
la regione poi deve fare i vari piani, per ogni piano dammi una quota di riduzione dei gas serra. Questo è un piano, sì, arriva alla fine. Il direttore mi richiama all'ordine. Proseguo. Cito Maria Rosa Vittanini che dice: indicatori e monitoraggi non servono senza obiettivi definiti e valutabili. Considerazioni conclusive. L'analisi condotta sugli studi di impatto ambientale e sui rapporti ambientali ha evidenziato una grande disomogeneità in cui viene, nel modo in cui viene analizzata la componente salute nelle procedure di VIA e di VAS. Indicazioni più precise e puntuali si potrebbero fare in sede di linee guida e normativa tecnica. Nel 2010 il Ministero ha istituito una commissione per le nuove norme tecniche in materia di VIA e di VAS che datano, pensate, al 1988. ISPRA ha partecipato, abbiamo dato il nostro contributo, poi purtroppo questo è avvenuto 3 ministri fa, la cosa non è andata avanti il ministero, però noi abbiamo pubblicato recentemente un rapporto che sono elementi per la normativa tecnica in materia di VAS e di VIA, ma è quella la strada, è quella la strada. Ripeto che la stima prognostica degli impatti sulla salute ha necessità di indicazioni precise sui modelli da utilizzare. Sulla VAS in particolare, la VAS, ed è stato già detto, deve contribuire a integrare la tutela ambientale nelle politiche di settore. In questo senso il concetto di sostenibilità della VAS è più forte rispetto a quello della VIA, perché mentre nella VIA c'è il concetto di compensazione, per cui io posso costruire, dico per dire, una centrale in centro città e poi compenso costruendo la scuola, nella VAS questo non è possibile. Nella VAS c'è obiettivi di sostenibilità per l'aria, per l'acqua, per il suolo, per la salute e così via. Sono tutte dimensioni, direbbero i matematici, ortogonali rispetto l'una all'altro. Una integrazione autentica e non formale della tutela ambientale nelle politiche di settore implica un cambio di visione. Ieri il Presidente Vendola ha parlato di conversione. Esattamente questo, bisogna cambiare. Ovviamente il sistema si difende rispetto a questo cambio di visione, per cui questo provoca delle reazioni di rigetto, tra cui spicca un atteggiamento elusivo, tipico spesso nel nostro paese. L'assenza di obiettivi di sostenibilità a livello nazionale, regionale e locale fa percepire astrusa e astratta la VAS, purtroppo è così. Spesso vanifica questo strumento che invece era stato concepito come rivoluzionario, favorendo la sensazione di una procedura burocratica che appesantisce inutilmente l'iter senza portare reali benefici. In conclusione, credo che veramente ci sia ancora molto da fare e spero che riusciamo a farlo. Grazie. Grazie al collega Cirillo, mentre invito i colleghi Scortichini ed Esposito per l'intervento successivo, mi permetto solo 3 flash che in cui in qualche modo sono chiamato anche da direttore dell'istituto rispetto a ciò che è stato detto. Il primo è sempre il dato quantitativo, proviamo a incrociare numeri di conferenze servizio e numeri di prescrizione per vedere la situazione diciamo complessiva del Paese in questa materia. Il secondo è un richiamo che il collega Cirillo aveva fatto e che credo sia una sfida che come Consiglio federale e come direttori del sistema dobbiamo affrontare, che è quello della modellistica. Peraltro credo che questa sia una sfida, colleghi direttori, per il prossimo triennio non indifferente. Peraltro io ho il piacere e l'onore di sedere per l'Italia nel Consiglio dei direttori delle Agenzie Europee per l'Ambiente, quindi lì in effetti posso testimoniare che il cambio di passo è notevole rispetto alla modellistica che abbiamo approntato a livello comunitario e quella che invece dobbiamo recepire a livello nazionale. La terza precisazione che mi sento di fare, abusando un po', ma qui più del ruolo di direttore, è che Cirillo giustamente ha detto prima della mancanza di una valutazione o degli aspetti sanitari negli studi e nei progetti e anche nelle valutazioni. Questo però è una situazione su cui dobbiamo riflettere attentamente rispetto alla valutazione. Noi come agenzie nazionali, come sistema nazionale, possiamo fare questa constatazione, dobbiamo però stare attenti, e qui ci supportano i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, a non prendere noi in carico valutazioni di carattere sanitario rispetto ai possibili effetti dannosi o meno sulla salute, che non so quanto siamo in grado di fare. Lo lancio anche come elemento di riflessione. Bene.